Siamo qui con Verde dei Blues, un ottimo primo tempo, risultato di 2-0 per voi, state giocando molto bene anche in difesa, soltanto una conclusione pericolosa della squadra avversaria, ben parata da Della Corte, bisogna continuare così però per il secondo tempo. Sì, bisogna continuare così perché la partita non è finita, è dura, loro ci credono, giustamente due gol si possono recuperare e dobbiamo essere un po' più compatti, ovviamente dopo tanto tempo fermi dobbiamo prendere un po' le misure. Però nel totale la squadra sta andando abbastanza bene, dobbiamo continuare così. Va bene, si muove per il secondo tempo. Siamo qui con Torino, Armadello, Carognone un po' in difficoltà, soprattutto nel finalizzare lì davanti, un paio di errori difensivi hanno causato i due gol della squadra avversaria. Cosa serve nel secondo tempo per cercare di riaprire la partita e magari vincerla? Dobbiamo un po' cercare di velocizzare la manovra offensiva e dobbiamo cercare di tirare un po' di più. Va bene, si boccolo per il secondo tempo, passiamo nella seconda parte del gioco, solo la bacia ragazzi. Siamo qui nel finale di partita per affrontarsi nei quarti di finale Super 8, i Blues contro l'Armata del Carognone, partita vinta dei Blues, 2-1 migliore in campo, Cuomo, prestazione positiva per il risultato, secondo me la squadra non ha giocato al massimo delle sue potenzialità, ho visto anche un accennato in difficoltà sul primo controllo e soprattutto impreciso nei passaggi, poi vi siete un po' innervositi durante la partita, però sono arrivati quei due nel primo tempo che hanno blindato il match. Hai fatto una giusta sintesi, siamo partiti col piede giusto all'inizio, che con una buona punizione che ho tirato è il secondo gol personale. Nel complesso sì, un po' sottotono accennato, anche un po' nelle resine, forse perché era anche solo in attacco, non lo abbiamo accompagnato per tutta la partita. La difesa credo bene, ha sì. Mantenuto bene, soprattutto anche il nostro portiere che ha fatto nel finale delle parate che sì, ci hanno salvato. Secondo me potevate chiuderla all'inizio del secondo tempo, dove però, come ho detto prima, siete un po' innervositi. Ha parato quel calcio di rigore che vi ha fatto correre un bel rischio, sì. Perché loro poi nel finale ci hanno creduto, però voi siete riusciti a ricompattare siamo bene. Siamo entrati anche un po' in paura nel finale, giustamente, perché dopo quel rigore che forse c'era, forse no. Però credo che tutto sommato la vittoria è verità. Secondo me il lavoro sporco l'ha fatto nei resini lì sì. Davanti, che ha tenuto molto palla sì. Col fisico. Purtroppo questa partita qua il suo compito era di fare questo gioco. Partita di sacrificio. Sì. Bisogna dedicare questo migliore in campo? No, la squadra. La lascio, le semifinali non me le vengo a fare, quindi speriamo che arrivi in finale anche senza di me. Va bene, complimenti Stefano. Sì.